Simona, scusa, ma ti sembra? Non lo so, mi sembra cosa? Di parlare di cuscinetti anche sotto Natale. Gli unici cuscini di cui voglio sentire parlare adesso in questo lockdown natalizio sono quelli del mio divano, mentre mi faccio la mia bella maratona di Netflix. Ciao amici! No, non sono diventata pazza a parlare di cuscinetti a dicembre. So che sembra un argomento inusuale e fuori stagione, ma la verità è che alla fine del video qualcuno mi ringrazierà di averlo fatto. E sempre alla fine del video ho preparato un regalino per voi, lo svelo prima dei saluti. Ma prima di tutto voglio parlare di noi donne e della cellulite. Ma veramente io e lei abbiamo deciso che per un po' è meglio se non ci parliamo proprio. Giusto, non credere però che nel frattempo lei la cellulite se ne stia con le mani in mano, mentre tu ti godi le feste con i dolci, i drink, i manicaretti vari, le maratone di Netflix sul divano mangiando biscotti, patatine o peggio. La cellulite sotto sotto sta lavorando senza sosta perché non vede l'ora di farti vedere quanto è cresciuta appena arriva l'estate e finalmente tu volevi metterti un vestito corto invece, proprio sul più bello. Eh sì, è un po' proprio come quando stai per uscire e non trovi quelle scarpe che ti piacciono tanto e arriva il tuo cane tutto felice con un moncherino di suola tra i denti. Non lo fa perché è cattivo, per farti vedere quanto è bravo. E non posso dare alla cellulite un biscottino così fa la brava? No, con la cellulite dobbiamo cavarcela da sole e sto per rivelarvi i primi due segreti per iniziare a vedere davvero risultati contro la cellulite. Intanto mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Sto anche preparando altri video su questo argomento con trucchi segreti che pochi conoscono, quindi iscrivetevi e attivate la campanella di tutte le notifiche per essere sicure di non perderli. Ecco, ho fatto tutto, adesso dimmi i segreti perché non sto più nella pelle, anche se a buccia d'arancia. Il primo segreto è questo. Forse avete sentito dire che la cellulite si costruisce con le abitudini scorrette. Ma quali esattamente? Quelle che fanno due cose cattive, cattivissime. Creano tossine e bloccano i processi fisiologici come circolazione e drenaggio. Alcuni esempi? Fare una vita sedentaria, usare indumenti stretti o sintetici, abusare di sostanze come alcolici, caffè, energy drink, succhi di frutta zuccherati, eccedere con cereali raffinati, grassi e proteine animali. Tutte queste abitudini creano la base su cui si formano cellulite e gli odiosi cuscinetti. Prima in modo invisibile negli strati profondi dei tessuti, per poi comparire sul più bello quando arriva la stagione calda. Ah, stai dicendo che la cellulite si forma in inverno? Brava, mi hai anticipato, questo è il secondo segreto. La cellulite si forma proprio in inverno. Durante tutto l'anno, in realtà è vero, si forma, ma l'inverno è la stagione in cui ci pensiamo di meno. È quella in cui sgarriamo di più con dolci e manicaretti di ogni tipo, anche perché abbiamo più fame a causa del freddo. Per avere un corpo snello, tonico, libero dalla cellulite in estate, bisogna iniziare a combattere i cuscinetti in inverno. Avete presente un tubo d'acqua che perde nel soffitto? Vi è mai successo? Noi non lo vediamo, ma quando il soffitto inizia a gocciolare è troppo tardi, vero? È la stessa cosa per la cellulite. Quando iniziamo a vedere cuscinetti e pelle a buccia d'arancia, è troppo tardi, il guaio è fatto. Ma qui perde tutto il palazzo, cosa faccio? Non ti preoccupare, non sei l'unica. Sapessi quante donne mi scrivono per risolvere lo stesso problema. Per rispondere alle decine e decine di richieste di un sistema sicuro, naturale e testato contro la cellulite, ho preparato qualcosa di straordinario da seguire a casa. Proprio adesso che ci passiamo molto tempo in casa, siamo costrette, ma insomma, è anche la stagione giusta per occuparsi della cellulite. Mica puoi iniziare a pensarci quando viene il caldo ed è già tempo di scoprirsi. E poi noi siamo donne che vogliono usare questi mesi per fare qualcosa di sano e utile per noi stesse, giusto? Allora parlerò in dettaglio di questo mio sistema in un prossimo video. E per essere sicure di essere avvisate, potete iscrivervi direttamente alla mia newsletter anticellulite, così vi mando le mail dirette e potete anche rispondermi. C'è un link da cliccare nella piccola i qui in alto oppure sotto il video in descrizione.
si aprirà una pagina con un modulino dove scrivermi la vostra mail, dove poi riceverete la newsletter con tutti i dettagli. Ma ovviamente iscrivetevi anche al canale, attivate le notifiche così YouTube vi avvisa di tutte le mie prossime uscite qui sul canale. Ora condividete questo video, sono tantissime le donne che lottano contro la cellulite e vi saranno grate se gli farete conoscere i due segreti del video di oggi. Se poi riescono a eliminare la cellulite sarà anche merito vostro. Siamo ai saluti, giusto? E allora ci sveli il regalino anticellulite? Ma certo, è la checklist dei consigli detox per lo stile di vita anticellulite. Potete scaricarla dal link qui sotto in descrizione e anche attraverso la newsletter anticellulite a cui vi potete iscrivere. E noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Mia bella Natarò, mentre mi faccio la mia bella matarona. Ha 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 ha.